Qui abbiamo un'esposizione di coltelli regionali, da quelli nazionali, qua abbiamo i francesi, qua abbiamo anche quelli nordici, di paesi scandinavi. In questo caso volevo farti vedere uno tipico, anche molto famoso a livello nazionale, che è il rasolino, che è di origine siciliana, caratterizzato, come vedi, da un manicatore in corno con un'ottima lavorazione, ma soprattutto dalla lama tronca, quindi tagliata in punta. Questo ha una funzione soprattutto legislativa, nel senso che intorno ai primi anni del 1800, con la legge Giolitti, ne veniva vietato il porto quotidiano con una lama appuntita, quindi troncandola risultava sia un utensile da lavoro ma anche un oggetto da tutti i giorni, senza avere la pericolosità che una punta particolarmente aguzza e pericolosa poteva anche instaurare nella vita quotidiana del cittadino. Adesso c'è ancora questa limitazione? No, adesso la legge è cambiata a 360 gradi, nel senso che oggi c'è il giustificato motivo in Italia, quindi tu puoi avere una lama con te tutti i giorni se hai una giustificazione, quindi se sei in montagna, in campagna, in un luogo dove la logica ne può prevedere l'utilizzo, tu puoi avere una lama sia con la punta che senza, un coltello fisso piuttosto che chiudibile. In altre circostanze non puoi avere nessun tipo di lama, né lame piccole, le famose quattro dita, come insomma c'è questa leggenda, non esistono fondamentalmente, quindi non c'è una misura minima o massima che ne permette il porto, ma c'è solo ed esclusivamente il giustificato. Quindi a discrezione poi anche dell'agente, di chi ti ferma. Capire chiaramente se tu sei in un contesto che ha una logica o meno. È chiaro che se sei fuori dalla discoteca, un duomo con un tattico, non mi sa che te lo porta. Ma anche con un regionale, anche un regionale di questo tipo con la lama tronca, dove paradossalmente la difficoltà di penetrazione viene annullata dalla punta inesistente, però ne è vietato comunque il porto. Quindi questa è un'attenzione alla quale bisogna. Ok, e questo è siciliano tipico? Sì, sì. Okay. Non è l'unico, loro hanno tutti soprattutto ricordi. Il trepianelle, okay. Che ha invece al contrario un'espressione della punta assolutamente aguzza da daghetta, certo. Quindi era proprio il coltello da combattimento che viene utilizzato. Questo invece è più da porto, più da utilizzo quotidiano. Bene, posso vedere? Prego.